dal titolo La società cinica, è un libro scritto da, per conto di La Terza. Stasera diamo il benvenuto a Francesco Silo Salabini, che nella vita fa il docente universitario, oltre che il papà, e diciamo che il suo nome ha un peso per la storia comunque italiana. Infatti è tra i fondatori, comunque tesoriere dell'associazione dedicata a suo padre Paolo Silo Salabini. E stasera ci sarà un libro confronto su alcuni temi, diciamo, di varia natura, che varieranno dalla partecipazione al tema dell'università e a Pandora, che è un piccolo sogno, diciamo, che però ha un valore culturale anche. Va bene, grazie a tutti, innanzitutto grazie mille per avermi invitato, e per me è un grande piacere essere qua per ricordare mio padre e anche per presentarvi, diciamo, quello che io considero uno dei frutti del suo lavoro, diciamo, negli ultimi anni. Mio padre è stato un personaggio che ha fatto parecchie cose, è stato un economista innanzitutto, e poi, diciamo, in Italia è noto al grande pubblico, diciamo al di fuori dell'accademia, perché ha scritto sempre su giornali come soprattutto, vabbè, diciamo, Repubblica, da quando è stata fondata sino a un po' di anni fa, e negli ultimi di anni purtroppo anche Repubblica non è stata molto aperta nei confronti di mio padre, però mio padre nel frattempo si è trovato molto bene con Fulvio Colombo, con cui era amico da prima, e hanno formato questo gruppo, diciamo, di gente nella nuova unità di Fulvio Colombo, e lì ha scritto, diciamo, fino a quando non è passato a miglior vita, e che è successo 3 anni fa, quindi nel dicembre 2005. E per sua fortuna fino alla fine è stato molto molto presente, e era uno di quelli, era un pochettino l'ideologo dei demonizzatori, no? È andato via come un demonizzatore, che è una cosa che fa, per esempio, a me abbastanza ridere questa denominazione, perché mio padre è stato sempre tutto meno che un estremista, e ci sono, insomma, vari episodi nella sua vita che appunto sono abbastanza rappresentativi di che tipo che era. Infatti lui, per esempio, era nel mirino delle Brigate Rosse. Dopo che hanno ammazzato Tarantelli, praticamente avevano dichiarato che i due obiettivi erano lui o Tarantelli, e poi hanno scelto Tarantelli perché Tarantelli era un economista più immerso nella politica di quanto fosse mio padre, perché mio padre è stato sempre un cane sciolto, diciamo, quindi appunto i suoi... Ma insomma, lui poi ha avuto sempre gente che lo stimava, poi soprattutto quando se n'è andato, queste persone che lo stimavano hanno avuto anche avuto il coraggio di dichiararlo. E ho perso il filo. Comunque, sì, è stato sempre un cane sciolto, diciamo, ecco. Questa è una delle cose che dicevano, per esempio, un politico con cui mio padre ha interrotto, perché poi intanto lui litigava con qualcuno, e dopodiché, quando vedeva che questa persona diceva una cosa e ne faceva un'altra, tagliava i rapporti per sempre. Quindi c'erano varie persone che durante la sua vita per lui sono morte, quindi da quel punto in poi, diciamo, non ha più visti né sentiti. E una delle critiche, diciamo, che faceva questo, diciamo, politico di professione, dice: ah, ma certo, sai, è facile parlare dal pulpito, no, di essere cane sciolti, sai, la politica è una lavora in una zona grigia che sta a volte al confine tra il lecito e l'illecito, tra la legalità e l'illegalità.
questo succede dappertutto, succede anche in Italia. In Italia succede un po' di più, diciamo, di quanto succede negli altri paesi. Ma poi appunto cioè è difficile per me parlare di mio padre, figuriamoci, insomma, io mi sono trovato così in mezzo a questa questione dell'associazione, perché dopo che lui è morto, cioè effettivamente ha lasciato un vuoto, a parte chiaramente in me che sono suo figlio, il mio fratello, ma in generale lui aveva una serie di amicizie e di conoscenze che andavano appunto al di là della politica, al di là dell'economia, si intrecciavano con la vita culturale del paese, e quindi quello che abbiamo pensato di fare era che, insomma, in qualche modo fondare un'associazione che potesse essere un pochettino così un punto di riferimento almeno per queste persone che hanno avuto in mio padre un riferimento. E quindi abbiamo fatto questa cosa anche per, diciamo, per riordinare un pochettino le sue carte. Adesso siamo proprio nella fase, in realtà ci staremo per i prossimi 10 anni, immagino, però abbiamo iniziato un pochettino a mettere a posto le sue carte, e appunto c'è tutta una parte, diciamo, di parte accademica, e poi c'è una parte che è sul suo impegno, diciamo, civile, no? E quello è una cosa che penso che sia un compito molto importante dell'associazione, rendere pubbliche queste carte, cercare di dare a questo archivio una sistemazione più o meno strutturata, in modo che possa essere una cosa di cui le persone possano usufruire, insomma, quelli che sono interessati per ricerche di vario tipo, sia economiche che anche, diciamo, sociologiche o storiche, cose del genere. E quindi questo qui è stato il motivo principale che, per esempio, mi ha dato a me la motivazione di fare questa associazione. E di tanto in tanto quello che cerchiamo di fare, appunto, io in realtà faccio il fisico, e ognuno che sta dentro, per esempio il consiglio direttivo, c'ha tante cose a cui pensare. Ci sta Giuseppe La Terza, che è l'editore di quasi tutti i libri di mio padre, che è il figlio di Vito La Terza, che ha ereditato la casa editrice e che chiaramente ha un legame così affettivo, come tutti quelli che fanno parte del consiglio direttivo. Ci sta Giorgio Ruffolo, che è anche un riferimento per la sinistra in Italia. E poi ci sta Elio Veltri, che è un suo compagno di battaglie, diciamo, almeno negli ultimi 10 anni, perché sicuramente con Elio hanno condiviso questa denominazione di demonizzatori. Che li ha contraddistinti, insomma. Certamente Elio Veltri è un'altra persona che, insomma, cioè demonizzatori, poi, insomma, non è che sono demonizzatori, in padre non era un demonizzatore, era solamente uno che leggeva la realtà, sperando che poi qualcun altro potesse anche trarne delle conclusioni sull'agire politico. E questo, infatti, alla fine ci sono state, alla fine della sua vita, insomma, che poi è stata una vita lunghissima, piena di cose. Pure anch'io adesso ne sto riscoprendo alcune che non le conoscevo, perché sono successe prima che io nascessi, però, insomma, comunque ha avuto una bella vita mio padre, ha avuto una vita piena da quando è nato, ne ha passate di tutti i colori. È stato ufficiale dell'esercito durante la guerra, poi dopo è andato nella resistenza, poi, anche se poi non l'ha mai fatta per sua fortuna, perché, insomma, mio padre non è intellettuale, quindi non era proprio molto uno con un senso pratico, diciamo, che magari poteva servire in quel frangente. È andato negli Stati Uniti a studiare, che c'aveva neanche 30 anni, è andato con una specie di nave così, perché poi veniva anche da una famiglia che non stava in grandi condizioni economiche, perché mio nonno era un antifascista e quindi aveva perso il lavoro e niente. Infatti mio padre voleva fare ingegneria,
e non l'ha potuta fare perché costava troppo, diciamo, quindi ha fatto legge e poi dopo si è laureato in legge e poi è diventato economista. E quindi, insomma, ogni tanto si scoprono delle cose del suo passato che sono... Ha avuto una vita avventurosa, diciamo così. Ha fatto parte, per esempio, io vi racconto così, a ruota libera, poi mi chiedete voi. Ha fatto questa... Erano in due, erano mio padre e Giuseppe Guarino, che è un giurista, è stato anche ministro delle finanze, ed erano stati incaricati da Segni, che era il presidente negli anni 50, di esaminare il mercato petrolifero statunitense, perché a quell'epoca si pensava che in Italia ci fosse il petrolio, ce ne fosse tanto, soprattutto in Pianura Padana, e quindi c'era tutta la questione di come fare una legge per tutelare, diciamo, per non diventare una colonia americana. E loro sono andati là, loro due che avevano 30 anni, questo per dire anche, no? Quale gap si è formata tra le opportunità che avevano i trentenni negli anni 50 e quelli che hanno adesso. E sono andati in America così in maniera molto avventurosa, loro due che non erano di nessun partito. Mio padre è stato simpatizzante per il Partito d'Azione, eccetera, però in realtà la sua formazione è stata legata al fatto che quando stava negli Stati Uniti a studiare lì ad Harvard era diventato un pochettino il protetto di Salvemini, perché Salvemini era lì e mio padre, siccome lui era di origine pugliese, mio padre pure, insomma, per un motivo o per un altro mio padre l'ha conosciuto e poi sono diventati molto intimi, e Salvemini gli ha presentato Ernesto Rossi, che era, diciamo, un demonizzatore ante litteram negli anni 50, e tramite Ernesto Rossi ha fatto il suo nome a Segni, che cercava appunto la soluzione, non una soluzione politica, ma la soluzione migliore per il paese, e quindi ha deciso di prendere due giovani in gamba che non fossero legati a partiti politici, in maniera che non ci fossero strumentalizzazioni di sorta, per fare questa legge sul petrolio, insomma. E da lì, per esempio, mio padre aveva imparato tantissimo sul mercato americano, sul libero mercato, insomma, in qualche modo, e ha scritto questo famoso libro sull'oligopolio, che si chiama Oligopolio e Progresso Tecnico, che io tra l'altro non ho mai letto, e comunque, insomma, pare che sia uno dei libri di economia più importanti del secolo scorso, e su come funziona il mercato, no? In cui, diciamo, da una parte vi è la situazione di estrema concorrenza, da un'altra parte ci sta il monopolio e in mezzo ci sta l'oligopolio, che è poi la situazione reale in cui si formano, diciamo, dei cartelli, ci sono pochi che hanno il controllo delle risorse, per esempio nel mercato petrolifero è un caso lampante che funziona in questa maniera, in cui non è vero che c'è libero mercato, insomma, è una balla. E non è neanche una cosa in cui c'è un controllo assoluto, insomma, è una cosa, è una via di mezzo, ed è proprio lì che si gioca la partita, insomma, su come viene organizzata la via di mezzo. Insomma, per farla breve, ha avuto una bella vita, devo dire, in cui appunto in ogni periodo ci ha messo del suo. Nel 68, non so, ci sono degli episodi, mio cugino mi raccontava che mentre stava a sentire una lezione di mio padre, ci stava uno accanto a lui che gli voleva tirare un anfibio in testa, mio cugino ha detto stati calmo, perché anche lì certamente nei momenti di contestazione mio padre non aveva una posizione, non era il mondo in bianco e nero, no? C'erano gli studenti hanno ragione e quegli altri hanno torto, cioè anche gli studenti dicevano un sacco di fregnacce, e infatti si è visto poi, no? Come quelli che erano i leader dei movimenti del 68 sono andati a finire nel tempo, diciamo, no? Diciamo che, ecco, quelli là per esempio una costante ce l'hanno avuta, almeno secondo me, quello che ho imparato io, no? Da uno come Paolo Mieli, diciamo, sempre dalla parte sbagliata, quello proprio sicuro, opportunisti fino alla fine. E
Nel 77 pure, nel 77 anche ha rischiato varie volte che gli sparassero alle gambe, perché a quell'epoca ci stava questa legge, di cui magari se vi interessa vi posso parlare in maniera più approfondita, magari dopo la proiezione di Pandora, perché è una cosa di cui mi occupo adesso, insomma in realtà io mi occupo della situazione attuale dell'università, mentre lui si era occupata di quella lì a quell'epoca, però effettivamente quella legge che hanno fatto nell'80 è stata una legge che diciamo, ha dato un grosso colpo all'università, e ancora adesso diciamo, alla radice dei problemi e dei mali dell'università ci sono gli effetti di quella legge lì, che è una legge per cui hanno imbarcato dentro l'università una serie di persone, cioè una serie, tantissime persone, senza alcun tipo di selezione, quindi senza concorso. E quindi hanno imbarcato di tutto, insomma. E poi sai, uno quando entra a 30 anni ci rimane fino a 75 in Italia all'università, quindi sono dei danni che si sviluppano per una quarantina d'anni. E per venire a tempi più recenti, diciamo, le ultime minacce di morte le ha avute dai berlusconiani, ecco. Lì veramente in una maniera pazzesca, io poi sono stato fuori tanti anni, ho lavorato, ho fatto l'assistente in Svizzera e poi in Francia, quindi ogni tanto, vabbè, chiaramente mi telefonavo, poi quando tornavo a Roma mi riempiva di chiacchiere di questo e di quell'altro, però effettivamente succedevano delle cose pazzesche, pazzesche. Cioè, ad esempio, non so se vi ricordate, nelle elezioni del 2001, quando Berlusconi ha vinto per la seconda volta, e c'era Rutelli, era uscito sull'Economist un articolo che si chiamava Why Berlusconi is unfit to lead Italy, no? Perché Berlusconi non è capace a governare l'Italia. Ed era appunto lì, quelli fanno la loro professione, sono giornalisti e quindi hanno fatto un'analisi della situazione, insomma, no? E mio padre a quell'epoca aveva fatto questo appello, questo famoso appello, aveva convinto, in realtà lui era stato il motore dell'operazione, e aveva convinto Bobbio, che all'inizio era abbastanza riluttante, e Galante Carrone, che invece qualsiasi cosa gli hai proponesse mio padre gli andava bene, perché Galante Carrone era uno spirito libero, diciamo, Bobbio era un po' più ingessato. Aveva fatto questo appello dicendo che Berlusconi era un pericolo per la democrazia, in sostanza, insomma, perché per motivi, diciamo, che veramente sono talmente ovvi che non neanche stiamo qui a spiegare, insomma. Certamente tutto poi quello che in realtà stava già succedendo ed era già successo, ma poi è successo in maniera amplificata negli ultimi anni, diciamo, era stato messo nero su bianco in quell'appello lì, dicendo appunto uno che controlla queste televisioni, che c'ha questo potere mediatico, che c'ha questi problemi con la giustizia, che c'ha tutti questi interessi in ballo, insomma è un'anomalia assurda che va combattuta in tutti i modi. Quindi l'appello si concludeva dicendo in tutti i modi significa col voto, non era in tutti i modi andando a sparare per le piazze, insomma, no? Come poi invece per esempio dei simpatici giornalisti, per così dire, che scrivono per i giornali del padrone hanno detto. E per esempio appunto in occasione di quell'appello, di quell'appello e di quell'articolo mio padre ha avuto la bella idea di far tradurre quell'articolo in italiano e di mandarla a 20.000 persone. Praticamente, cioè, mio padre era uno che ha imparato a usare il computer, tra l'altro facendomi urla tremende per telefono mentre io stavo fuori, perché ogni tanto per esempio scriveva un Word, gli si anneriva tutta la pagina perché spremeva il cursore, poi spingeva un tasto e la pagina scompariva, mi telefonava, scomparso tutto, che devo fare? Comunque, piano piano ho imparato a usare il web, ho imparato a usare l'email, a 80 anni suonati, proprio per questo, perché lo vedeva come uno strumento importante, perché si sentiva che anche appunto, anche in Repubblica, no? Insomma, in Repubblica lui veramente ci ha scritto dal 75 in poi, praticamente sempre, gli censuravano gli articoli, perché era troppo estremista,
E infatti su Repubblica ci scrive Tito Boeri. No, niente da dire contro Tito Boeri, insomma, però per dire, insomma, cioè, è un po' scaduto questo giornale, purtroppo. E niente, quindi in quell'occasione lì, su Panorama c'era scritto testuali parole: la centrale dell'antiberlusconismo in Italia è a Roma, a casa del professor Paolo Sirio Slabbini, via Capodistria 4, sul giornale, indirizzo. Cioè, in una maniera, ma proprio, questi sono pazzi. Infatti, varie volte, anche quando io mi trovavo lì, c'era gente che era andata a suonare e mio padre non li ha fatti salire. Una volta mi ricordo che stavo a pranzo, ha suonato uno, dicendo: chi è? Sono amico del professore. Dice: sì, sì, che, come si chiama lei? Dice: sono amico, gli dica di scendere. Come scendo io? Sono sceso giù, se lo prendevo io, lo riempivo di botte, però. Cioè, ma è una cosa pazzesca. Cioè, questi sono proprio pazzi. Poco da fare. E quindi lui ha cercato, insomma, in tutte le maniere che ha trovato, diciamo, di combattere quest'onda montante. Il problema alla fine, che piano piano ha messo a fuoco, devo dire, perché comunque è stata anche una sorpresa pazzesca, alla fine penso che una cosa, cioè questa è una mia interpretazione, però cioè, questo è un mio pensiero, è una cosa che ho capito io, cioè e Berlusconi non è il problema è l'opposizione a Berlusconi. Berlusconi è un'anomalia assurda alla democrazia, è una cosa mostruosa, ma il vero problema è chi gli ha fatto l'opposizione. Cioè il vero problema che noi ci troviamo di fronte, noi adesso nel 2008, per la prospettiva futura di questo paese, non è Berlusconi, è l'opposizione a Berlusconi, è lì che è il disastro. Sono stati un disastro, gli hanno aperto la strada, lo hanno risuscitato quando era morto e non si sa perché, non si sa per come. Adesso vedrete in questo video di Pandora ci sta un intervento di Violante, che dire che è agghiacciante è fargli un complimento. Perché appunto una delle tante questioni che mio padre aveva sollevato era che per una legge del 1957 chi è concessionario chi è gestore di concessioni pubbliche non può essere eletto al Parlamento. Questa legge era stata fatta per fregare Mattei a suo tempo, perché Mattei era presidente dell'ENI e insomma lo vedevano come un elemento molto pericoloso da un punto di vista politico e quindi avevano fatto questa legge, però è questa, comunque, per quali siano le motivazioni, questa qui è una legge, no? E allora perché Berlusconi è stato eletto al Parlamento se c'è una legge che dice no? Perché c'è stata poi una commissione parlamentare, guarda caso, per vedere se la legge veniva rispettata o no, e hanno deciso che non era Berlusconi quello a cui bisognava fare riferimento per la legge, perché non era più Berlusconi il presidente di Mediaset, ma è Confalonieri. Cioè, questa è stata la trovata geniale che hanno trovato i nostri amici del centrosinistra, a più riprese tra l'altro, perché ci sono state varie commissioni in cui varie volte il centrosinistra è stato in maggioranza e in cui hanno avallato questa bella trovata, cioè non è Berlusconi il problema, è Confalonieri, ma Confalonieri non sta in Parlamento, quindi il problema non c'è. Quindi dei piccoli Leonardo da Vinci questi qua, che alla fine cioè, ancora non capiscono. A me non sembra che capiscano il nodo di tutta la questione. Adesso il nodo di tutta la questione si gioca, cioè non adesso, insomma almeno negli ultimi 10 anni, si gioca sull'informazione. Chi ha l'informazione può fare quello che vuole, perché può deformare la realtà a suo piacimento e quindi alla fine è un'alterazione di tutto quello che succede, ci sta una deformazione alla base che rende qualsiasi tipo di discussione difficile, perché si basa su dei presupposti
diciamo manipolati, no? Perché adesso l'informazione non è non dare una notizia, ma è ma darla in un contesto, in una maniera deformata. E la deformazione alla fine è entrata dentro le persone, perché purtroppo comunque è un dato di fatto che la maggior parte della gente prende la sua informazione dalla televisione. Poi questo tipo di maniera di fare ha contagiato anche i giornali, a partire da Repubblica per l'appunto, e quindi diciamo c'è un'emergenza democratica che riguarda l'informazione. Quindi per venire diciamo al tema che vi volevo proporre questa sera, c'è quest'idea che è nata da un gruppo di persone diciamo vicine a Giulietto Chiesa. Giulietto Chiesa è stato molto vicino a mio padre nell'ultimo periodo. Mio padre ha fondato questo gruppo insieme ad Elio Veltri, a Achille Occhetto, a Giulietto Chiesa, a Diego Novelli e Antonello Falomi, che si chiamava il Gruppo del Cantiere, che era diciamo, un'idea di cercare di spaccare diciamo, questa logica partitica, questa dinamica così chiusa, no? Così refrattaria all'esterno, così di corto respiro, insomma, cioè così non saprei come definire. Comunque la sensazione che ho avuto è che diciamo la politica, i politici di professione, almeno quelli a livello nazionale, hanno una paura epidermica per quelli che vengono da fuori, che non capiscono, non controllano e alla fine ne sono in qualche modo impauriti e quindi si chiudono completamente a riccio a qualsiasi input che viene dall'esterno. Alla fine, cioè, mio padre, bene o male, non era uno che andava lì perché voleva un posto al Parlamento, figuriamoci, non l'ha mai fatto, gli hanno proposto 50 volte, non l'ha mai fatto, non era il suo mestiere, lui era uno studioso. E quindi lui cercava di farli ragionare, diceva ragazzi qua io non ve lo dico perché io ho qualcosa di guadagnare o perché devo piazzare mio figlio, ma perché è un problema, cioè rendetevi conto, questa è una cosa che ognuno che non fa parte, diciamo che ha fatto politica, almeno negli ultimi anni, ha cercato di dire a, diciamo, ai dirigenti della sinistra che stavano facendo degli errori tremendi, che si sarebbero ripercossi per anni, che dovevano cambiare direzione, non c'è stato verso. Comunque, insomma, loro ci hanno provato così. Avevano fatto questa lista di Pietro Occhetto per le europee del 2004, mi sembra. Potevano farla meglio, sicuramente. Comunque, alla fine hanno eletto due parlamentari europei. Uno è stato Giulietto Chiesa e l'altro è stato Di Pietro. E poi quando Di Pietro ha lasciato il Parlamento europeo per andare alla Camera, è diventato Achille Occhetto. E quindi, insomma, intorno a Giulietto Chiesa, che tra l'altro è un giornalista di prima grandezza, si è formato questo gruppo di gente, soprattutto di giornalisti e anche di mondo della cultura e dell'informazione e dello spettacolo. Poi alla fine non si capisce più dove finisce una e dove inizia l'altra. Per esempio, una delle cose che appunto a me mi ha sorpreso abbastanza una volta che sono tornato da Parigi, ma mio padre mi ha detto adesso abbiamo firmato un appello per il codice etico, no? Da proporre a Prodi. Diceva fate un codice etico, che poi era una cosa proprio minima, nel senso, cioè non mettete i condannati dentro, insomma cose, non è che chissà che cosa si richiedesse, insomma era proprio l'ABC. Ecco, chi l'aveva fatto? Con Sabina Guzzanti. Però
inizi a frequentare persone più interessanti dei soliti accademici, amici tuoi, insomma, almeno per me. E comunque, effettivamente, lei ha avuto un impegno anche politico importante. Per esempio, quel film che aveva fatto Viva Zapatero, quello è stato, me lo ricordo bene, perché è stata l'ultima volta che sono andato al cinema con mio padre, abbiamo visto quel film là, che era anche un film che faceva ridere. Comunque, insomma, affrontava questo tema della censura in maniera ironica e mio padre proprio non rideva per niente, diciamo. E quindi, appunto, intorno a questo gruppo, diciamo, Pandora, si è coagulata una serie di persone, almeno di qualità. Ci sta dentro anche Lidia Ravera, hanno firmato l'appello Monio Vadia, insomma, chiaramente Elio Veltri, sia politici, sia giornalisti, sia così cultura in senso lato. E qual è l'obiettivo di Pandora? L'obiettivo di Pandora è fare un telegiornale completamente fuori dagli schemi, quindi l'idea sarebbe di fare un telegiornale come andrebbe fatto, no? Fare vedere, dice, ah, vedete, il telegiornale si dovrebbe fare così, poi voi invece andate lì, mettete il microfono al politico di turno, al potente di turno e non fate mai anche una domanda. Invece magari uno può anche fare delle domande, può anche fare un giornalismo d'inchiesta, senza essere schierati, senza per forza essere allora sei di sinistra, allora sei di destra, sono tutte fregnacce queste qui, scusate i termini, però. Allora, il direttore di questa testata Pandora è Udo Gumpel. Udo Gumpel è un giornalista tedesco, corrispondente per la televisione, per la NTV, che è un canale, uno dei canali nazionali tedeschi importanti, e lui è a Roma da una ventina d'anni. Tra l'altro io l'ho conosciuto perché abbiamo fatto insieme una trasmissione su mio padre, anche lì, per esempio, no? Tanto per darvi un'idea, adesso mio padre proprio non era l'ultimo fesso, insomma, e era amico intimo di Ciampi, conosceva benissimo Napolitano, insomma, li ha visti di tutti i colori nella sua vita. E appunto, chi ha fatto una trasmissione per ricordare mio padre è stato Udo Gumpel a Europa 7. Chiaramente io sono stato pure contento, perché era esattamente il coronamento di una situazione, insomma, no? Perché Europa 7 è il canale che non c'è. Francesco Di Stefano è un altro, non so, sovversivo, reietto, non saprei come definirlo, è uno che vuole i suoi diritti, giustamente, è il patron di Europa 7, no? Questo canale televisivo a cui sono state usurpate le frequenze. E chiaramente avevo una grande simpatia per mio padre, e la simpatia era reciproca, perché comunque questo Francesco Di Stefano è una persona seria. E anche Udo è una persona molto seria, e lo ha intervistato varie volte per la televisione tedesca. Lui si trova molto bene, si vede anche proprio dalle interviste, perché gli faceva delle domande intelligenti. Era uno che chiaramente sapeva di quello di cui parlava, sapeva con chi aveva a che fare e riusciva, diciamo, a far parlare il suo interlocutore in maniera molto diciamo, precisa. E quindi per questo, tutto questo per dire, appunto, che ho conosciuto Udo Gumpel in questa occasione, e poi dopo ho approfondito la mia conoscenza di Udo. È veramente un vero fuori classe, sia per quanto riguarda, adesso lo vedrete anche nel promo, insomma, in questo promo io penso che sia un pezzo veramente fatto bene, sia da un punto di vista, diciamo, puramente giornalistico che anche televisivo, perché l'idea è quella di fare una trasmissione televisiva, quindi non è solamente quella di poter raccontare dei fatti, ma è anche quella di farlo bene, televisivamente parlando, cioè deve essere un programma che, se uno lo vede e non c'è l'audio, rimane colpito, dice, ah, beh, bello questo, poi accende l'audio e rimane ancora più colpito, perché si dicono cose intelligenti, almeno questa sarebbe la speranza. Quindi l'idea è di fare questa trasmissione andrà su satellite, su un circuito di televisioni regionali, che alcune per esempio fanno parte del circuito di Europa 7. Europa 7 non può trasmettere in nazionale, però ha tutto un circuito di televisioni locali, e poi le televisioni locali regionali, queste
piccole hanno tutti dei consorzi, insomma, tramite questi consorzi si può distribuire questa trasmissione. L'idea sarebbe quella di fare un 90 minuti la settimana più degli appoggi, diciamo, potrebbero anche andare per radio, cioè tutto in realtà dipenderà da quanti soldi riusciremo a trovare, perché l'iniziativa si basa su una sottoscrizione popolare, cioè l'idea è non abbiamo editori, no? Perché subito, per esempio, una delle cose che abbiamo pensato, dice vabbè, vediamo un pochettino se appoggiandosi a qualche, per esempio, a qualche editore o a qualche parlamentare che ha, con il quale è possibile avere accesso a questi fondi per l'editoria, è possibile avere almeno una base, no? Per fare un'operazione del genere. E dopodiché si è subito capito che qualsiasi tipo di rapporto del genere avrebbe messo diciamo dei paletti che non vogliamo avere, cioè esattamente il contrario di quello che vogliamo fare. Cioè, l'idea è invece quella di far vedere che è possibile fare anche in Italia una televisione diversa e senza avere un referente politico diciamo economico dietro da difendere. E quindi l'idea è quella di fare una sottoscrizione popolare, quindi un finanziamento di 100 euro a persona. La stima è che con 5.000 persone riuscirebbe a fare la stagione fino a giugno. Poi secondo me, appunto, cioè la nostra idea non è fare un sito web, non è fare una cosa che va a 10.000 persone di quella categoria lì, diciamo, no? Ma è quella di fare una cosa che abbia veramente un impatto. Per fare una cosa che abbia veramente un impatto, questa trasmissione la devono vedere milioni di persone. Ora, come fare ad arrivare milioni di persone? Appunto, con le televisioni regionali, con Sky, quindi ci sarà uno dei canali di Sky, di nuovo, è quello che ci ha concesso Di Stefano, che in questa fase ha solamente dato, diciamo, delle risorse, ma così, diciamo, a fondo perduto, nel senso che poi non è che finanzia niente, ha solamente messo a disposizione le sue possibilità tecniche, e poi anche magari sul radio e sul web, insomma. Allora, la combinazione di questi vari elementi potrebbe essere decisiva per raggiungere, diciamo, una massa critica di milioni di persone, quindi informare e anche creare un'opinione pubblica che sia un pochettino più diciamo incalzante rispetto soprattutto rispetto a quello che adesso è l'opposizione, perché l'opposizione nella sua così nel suo essere, diciamo, allo sbando completamente, ha perso completamente a mio avviso, almeno ha perso un contatto con un'opinione pubblica che sia più vasta dei frequentatori delle sedi, se ci sono ancora tra l'altro, no? Del Partito Democratico. E quindi questo potrebbe creare una massa critica, insomma, cioè l'informazione è fondamentale, importantissima, e quindi lì si gioca una partita decisiva. Quindi invece di andare avanti, direi lasciamo la parola adesso a Pandora, e poi dopo, se volete, vi posso raccontare qualche cosa più in dettaglio dell'università, o se no di qualsiasi altra cosa che volete. Per esempio, l'altro giorno ci stava Veltroni da Fazio, dice: ah, perché Di Pietro, questa opposizione urlata, andiamo nel merito delle cose, parliamo del merito. Parliamo del merito. E questo è il dramma. Con chi parli del merito? Io, per esempio, mi occupo del problema dell'università, no? Mi sono studiato la situazione, sono tornato dopo 8 anni che sono stato fuori, ho visto un mondo completamente strampalato intorno a me, con un mio amico ci siamo messi là e abbiamo un pochettino studiato la questione, abbiamo fatto degli articoli,
siccome noi siamo fisici, abbiamo mandati alle scienze, poi piano piano abbiamo mandati anche, cioè in realtà sono stati ripresi da vari giornali nazionali, eccetera. Noi abbiamo fatto uno studio, diciamo, quantitativo di come è fatto il corpo docente, di che tipo di età c'ha, di come sono fatti quelli esteri, insomma, un'analisi, diciamo, che chiaramente, voglio dire, se uno parla di università e non sa neanche questo, ti chiedi, ma di che parlano questi? Infatti, questo è il problema, di che cosa parlano? No? Poi vai a vedere cosa ha fatto il centro-sinistra al governo per l'università. Io non lo so. Che cosa dire? Cioè, ti lasciano senza parole. Solamente sbagli, sbagli su sbagli su sbagli. E questi altri? Peggio mi sento. Perché almeno lì, cioè, il centro-sinistra usava l'università così, per sciacquarsi la bocca ogni tanto, ah sì, perché noi puntiamo sulla ricerca, la società della conoscenza, il trattato di Lisbona, no, così, faceva bello dire queste parole. Questi altri neanche lo dicono, infatti, almeno al limite sono più conseguenziali, cioè loro si sa cosa vogliono fare all'università, farla a pezzi, la stanno facendo e sono tutti contenti. Ma quegli altri, quello è la tragedia, sono gli altri. Sono gli altri, perché gli altri non hanno fatto niente, hanno fatto solo danni, potevano fare qualcosa, non è solamente una questione di soldi, sempre alla fine tutti i discorsi, ma non ci sono i soldi, ma non fa niente che non ci sono i soldi, il problema principale dell'università e della ricerca oggi non sono i soldi, sono anche i soldi, sicuramente se non c'hai i soldi che fai, ti spari, vabbè, però un po' di soldi ci sono, iniziamo a vedere come questi soldi sono impiegati. Vediamo come sono distribuiti, vediamo che criteri vengono usati per la distribuzione dei soldi, no? No, perché il corpo accademico è sempre che sta lì, che si fanno i loro orticelli, tirano avanti il loro nipotino, la loro fidanzata, non si sa chi, eccetera. Ma quando c'è da difendere i soldi sono una falange armata, tutti compatti. Adesso stanno facendo le proteste con gli studenti. Purtroppo questo è il problema, gli studenti si fanno fregare da questi qua. Perché questi qua l'unico interesse che hanno è difendere quello che hanno e basta. Hanno ampiamente dimostrato negli ultimi 20-30 anni che dell'università non gliene importa un tubo. Il corpo docente, quelli che amministrano l'università. Poi c'è la politica, anche lì il vuoto pneumatico. Cioè l'università è un esempio secondo me importante, primo perché l'università è importante, avrebbe un ruolo strategico, forma la gente, è chiaramente cioè da lì nascerà poi l'innovazione tecnologica, insomma la cultura eccetera, no? Quindi è un ruolo importante. Dall'altra parte ha anche dei problemi strutturali che si sono, diciamo, si sono incancreniti in 20, 30 anni, 40 anni di mala gestione. Allora, se uno vuole affrontare il problema dell'università non può che mettersi in un'ottica, diciamo, almeno decennale. Cioè si studia la situazione e poi se ne esce fuori con un'idea. Dice, vabbè, da qui a 10 anni vorremmo fare questo, questo, questo e quest'altro. Poi magari non ci riesci, perché non stai al governo, perché quello... Però dico, almeno un'idea, almeno quello. Ma se no che cosa fai? Il centro-sinistra che cosa ha fatto? Ha fatto una grande trovata, stabilizzazione. Le stabilizzazioni cosa sono? Per esempio, ti danno un contratto, no? Per 3 anni, te lo danno prima del 30 settembre, perché se te lo danno il 1 ottobre, stai fuori, peggio per te, tipo la lotteria, no? Se hai vinto il biglietto fortunato, allora ti stabilizzano, se no sei fregato. Allora, quelli che avevano 3 anni d'anzianità, maturati prima del 30 settembre, un contratto di un certo tipo, eccetera, eccetera, venivano stabilizzati, cioè diventavano permanenti, senza concorso. Loro avevano fatto una sorta di concorso, che si chiama valutazione comparativa, quando hanno ottenuto un contratto non permanente, significa temporaneo, no? A tempo di lavoro determinato, e poi dopodiché uno deve fare un concorso per entrare dentro il mondo della ricerca. Funziona così in tutto il mondo, in Italia invece si fa per legge. Poi hanno fatto questa simpatica legge, che hanno fatto questo, che è già uno sbaglio, perché chiaramente ci sta un problema nell'ingresso dei giovani, ci sta un tappo pazzesco generazionale, causato dal blocco delle assunzioni che ha fatto il secondo governo Berlusconi nel 2001, no? Dal 2001 c'è stato il blocco delle assunzioni e quindi si è creato questa situazione, diciamo, di precariato abnorme nel mondo della ricerca e dell'università,
abnorme, nel senso che non ci sono pari in altri paesi. Però devo dire, la soluzione così è una soluzione assurda, è una soluzione per chi non sai dove sbattere la testa, non c'è la minima idea, non lo so, ma perché fare le cose così? Demagogiche, no? La bandierina dei precari ce l'hanno avuta loro in mano, poi per qualche mese, che poi si è pure capito che questa cosa che hanno fatto non c'avevano neanche la copertura finanziaria per finirla, e infatti questi qua non ce l'hanno i soldi, e quindi Brunetta che fa? A casa. Altro sistema, no? Italiano. Questo è un problema enorme che andrebbe affrontato, chiaramente è una complessità. Poi queste persone, questi precari, non è che sono loro, cioè loro sono delle vittime di un sistema assurdo. Questo Brunetta li manda a casa, 2000 precari. Bah. E quindi quello che manca, quello che mi fa rabbia, per esempio, quello che diceva Veltroni, sì, parliamo del merito, e con chi io parlo del merito? Io nel senso di, no, un interlocutore comunque competente, perché io su questa cosa qui me la sono studiata e quindi la so, insomma, è semplice. Con chi parlo del merito? Chi c'è che sta lì a pensare a una soluzione a una cosa del genere? Loro no, sicuramente no. Sai Veltroni cosa aveva proposto di fare per risolvere il problema giovanile nell'università italiana per le elezioni? Aveva proposto di fare una legge per dare dei soldi ai giovani talenti, cioè dice, ah, quelli bravi gli diamo 250.000 euro l'anno per avere lo stipendio, per formarsi un gruppo, insomma, per iniziare a un'attività di ricerca, perché così fanno in Europa praticamente, no? Se uno è bravo fa delle borse di studio molto ricche per crearsi un gruppo, per iniziare a fare un'attività come se fosse un docente permanente. Ora, 250.000 euro l'anno, 40 persone, 10 milioni. Cioè il finanziamento per la fisica, per tutta la fisica nazionale in Italia, sono meno di 10 milioni. Quest'anno erano 8, tipo. Tra l'altro diminuiti dal governo di centrosinistra. Cioè, allora, di che stiamo parlando? Qui ci sono 40.000 persone che stanno nell'orbita della ricerca, delle università, in vario modo, no? Come ricercatori, come docenti a contratto, come assegnisti, come tutto questo mondo qua. E uno fa una legge, qual è la tua proposta? 40 persone. Ma cioè, ti cascano le braccia. Cioè, parliamo del merito. Con chi parli del merito? Questo è un motivo per me di grande amarezza, insomma, perché veramente uno non sa dove sbattere la testa. Per esempio, questo è uno dei temi che, per esempio, io non è che sono un giornalista e quindi il mio contributo a Pandora così è, li sostengo moralmente e penso che sia una cosa intelligente da fare, e un minimo gli do le mie competenze sul problema dell'università e della ricerca, che per quanto possa sembrare assurdo è un problema importante. Quindi su quello sicuramente, ecco, penso che se ci fosse un'informazione un pochettino più insomma più pressante su questi temi, magari invece di essere messi così, tipo quest'anno non ha piovuto, non ci sono i funghi, pazienza. La ricerca non è così, non è pazienza. Quest'anno non ci sono i soldi, pazienza. Come pazienza? Cioè, chiaramente l'Italia può puntare solamente sulla ricerca, perché ovviamente, no? Cioè, non è che puoi competere con la Cina su... Vabbè, comunque un giorno finiremo solamente a fare scarpe e così, buonanotte. Vabbè, vi faccio vedere questa chicca che è simpatica. Questa qui è una specie di pagina web fake di Repubblica, quando c'era tutta quella storia dell'acceleratore del CERN, del buco nero, eccetera, no? E qui ci sono delle cose veramente divertenti. Allora, per esempio, ecco, qui ce n'è sta una. Ecco, vi racconto questa storia qui. Ma se volete possiamo pure finire qui. Allora, ecco, Berlusconi convoca il Consiglio dei Ministri a Lampedusa, perché intanto c'è il buco nero in Svizzera. C'è un complotto comunista contro i successi del governo. Vabbè, Tremonti, il buco nero, eredità della sinistra. Carlucci, la colpa è di Magliani, e questo ve la spiego. Franceschini, teniamo la vicenda del buco nero fuori dalla polemica politica. Vendola, questa è fantastica. Linea comune della sinistra, almeno di fronte alla fine dell'universo. Ma Di Liberto prende le distanze. Di Pietro, se fosse per me, il direttore del CERN sarebbe in galera. E ci sta questo Carlucci, la colpa è di Magliani, no? Questa è fantastica. Perché praticamente
una delle cose positive che ha fatto Mussi come ministro dell'università è stato quello di fare dei search committee per trovare i presidenti degli enti, cioè i presidenti degli enti di ricerca come il CNR, l'Agenzia Spaziale, eccetera. Prima erano di nomina politica, non vi dico chi era l'ultimo, per carità di patria, quello del CNR, diciamo, ecco, era uno che ha presentato un curriculum falso. E insomma c'è della gente veramente pazzesca, quindi per questo per esempio dico che gli scienziati, il corpo docente in ogni caso ha sempre subito tutte queste assurdità imposte dalla politica senza ribellarsi poi più di tanto. Insomma, di fronte a questo Pistella effettivamente l'ex presidente del CNR c'è stata una ribellione di popolo a un certo punto quando si era scoperto che aveva dato un curriculum falso. Insomma, sono stati articoli sulle grandi riviste internazionali, eccetera eccetera, e insomma Mussi dice vabbè, facciamo un search committee come fanno all'estero tra l'altro, no? Invece di mettere il protetto del ministro si fa una commissione di gente competente che presenta una rosa di candidati, si suppone abbia fatto una scelta diciamo ai massimi livelli, e il ministro in questa rosa per motivi suoi di opportunità deciderà chi gli pare. Insomma, questo è pure ragionevole. Allora, nel caso del CNR hanno fatto le cose in questa maniera, hanno fatto una commissione fatta bene, di gente ragionevole, hanno trovato tre scienziati di prim'ordine e hanno dato alla fine la presidenza del CNR, questo a dicembre o dell'anno scorso, a Magliani. Ma Luciano Magliani è un fisico che insegna a Roma, è stato presidente dell'INFN, che è l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, e del CERN, in Svizzera, ed è un grande fisico teorico. Insomma, io per esempio sono stato suo studente e devo dire che si vede che è uno che diciamo ha una marcia in più. Insomma, sicuramente nessuno gli può dire niente, ecco. Allora, dopo che hanno fatto Magliani presidente del CNR, Gabriella Carlucci ha trovato il tempo e la voglia di iniziare una campagna contro Magliani, dicendo che Magliani era un cretino, che in vita sua non aveva mai fatto niente, che dei lavori suoi del 75 erano sbagliati. Cioè, una cosa pazzesca. Gabriella Carlucci dicendo che uno che ha vinto il primo Nobel aveva detto che Magliani invece era un cretino, poi questo qui ha scritto una lettera dicendo che la cretina era lei. Insomma, tutta una questione assurda, assurda. Eppure là, no? Però veramente pure là, alla fine, cosa ha fatto Mussi e il centrosinistra? Cioè, niente, non c'erano. Hanno messo Magliani e l'hanno lasciato solo, e Magliani sta là solo. E quindi questa pagina web qua è stata fatta da un fisico. Poi tutta quest'astio contro Magliani della Carlucci deriva dal fatto, ecco qua, nella riga sopra, dice CL occupa il Dipartimento di Fisica della Sapienza per l'ultima veglia di preghiera. Qua sopra. Perché c'era stata tutta quella questione del Papa che era stato inviato alla Sapienza. Eppure lì, no, un'altra deformazione assurda dell'informazione. Cioè, che era successo? Che i docenti di fisica hanno espresso al loro rettore una loro idea che era inopportuno che il Papa presentasse e facesse l'inaugurazione dell'anno accademico. Nessuno ha vietato niente a nessun altro. Nessuno ha detto assolutamente. Poi manco volendo potevano farlo. Però fatto sta, come è stata rigirata la torta, che al Papa è stato vietato di andare alla Sapienza, no? E tra i firmatari di questa famosa lettera, come che sa che cosa avessero scritto, ci stava Magliani, e quindi Magliani è diventato il bersaglio della Carlucci per questo motivo. Questa è una simpatica storiella per dirvi diciamo a che punto siamo arrivati, diciamo, no? Queste sono delle cartine di tornasole che fanno vedere un sistema che sta purtroppo in disfacimento.
quando Cesare Previti viene condannato in primo grado per corruzione del giudice Squillante, a porta si parla di Viagra. Quando il Tribunale di Palermo condanna a 9 anni Marcello Dell'Utri per mafia e quello di Milano dichiara Silvio Berlusconi responsabile del reato di corruzione ormai prescritto, nel salotto di Vespa si dibatte di taglio delle tasse. Contro il logorio dell'attualità più scomoda, ogni giorno sull'ammiraglia Rai vanno in scena storie grottesche, patetiche o raccapriccianti, gossip e inchieste di costume. E naturalmente un infinito dibattito politico, cucito su misura per gli illustri ospiti più o meno fissi. Noi crediamo che la partecipazione e anzi il protagonismo dei personaggi politici nella vita dell'informazione sia il toccasana, cioè andiamo direttamente alla fonte. In questo modo i politici parlano di se stessi, presentano se stessi, commentano se stessi, criticano se stessi, ovviamente propagandano se stessi o credono di propagandare, perché in realtà propagandano con la loro presenza oppressiva, costante e ininterrotta, propagandano l'antipolitica. Niente politici in trasmissione. Il povero Vespa costretto a leccare a vuoto. I politici vanno spesso in televisione ma non parlano mai del conflitto di interesse e del fatto che Europa 7 avrebbe dovuto avere le frequenze fin dal 1999 con il governo D'Alema, ma questo non è stato risolto allora, non è stato risolto successivamente dagli governi di centrodestra e di nuovo dal governo di centrosinistra. Quindi noi di fatto viviamo in una situazione di completa illegalità informativa e comunicativa. Nel luglio 1999 Europa 7 vince la gara per la concessione di una rete nazionale, mentre Rete 4 del gruppo Mediaset non ottiene la concessione. Ciò nonostante, né il governo D'Alema né il successivo governo Amato assegnano le frequenze a Europa 7, mentre Rete 4 continua a trasmettere senza avere la concessione. Nel novembre 2002 la Corte Costituzionale stabilisce che Rete 4 deve dismettere le trasmissioni terrestri entro la fine del 2003. La rete di Mediaset continua però a trasmettere grazie al decreto legge Berlusconi firmato da Ciampi e dalla successiva legge Gasparri approvata dal governo Berlusconi nell'aprile 2004. Nel luglio 2006 la Commissione europea mette in mora l'Italia perché non rispetta le direttive europee in materia di pluralismo nell'informazione. Il ministro Gentiloni allora presenta un disegno di legge che però non riconosce i diritti costituzionali e non rispetta le direttive europee. Nel novembre 2006 il governo Prodi, di fronte alla Corte di Giustizia europea, difende addirittura la legge Gasparri. Nel luglio 2007 la Commissione europea invia un parere motivato all'Italia per la messa in mora della legge Gasparri e dà al governo 2 mesi di tempo per provvedere. Il 28 gennaio 2008 cade il governo Prodi, lasciando invariata la legge Gasparri. Dunque la nostra è stata una battaglia di diritto. Quindi l'abbiamo fatta perché il diritto non va comunque difeso, va portato fino in fondo, non può perdere. Purtroppo è stata una battaglia di diritto contro l'interesse di Mediaset e in questo paese sembrerebbe che vince l'interesse, non il diritto. In Europa la stessa cosa è successa, fino adesso ha vinto l'interesse, nei tribunali fino ad oggi ha vinto il diritto. Quindi noi ci aspettiamo a questo punto il trionfo del diritto, anche perché in un paese civile se perde il diritto perde tutto il paese, quindi perdono anche i cittadini che hanno diritto a una nuova televisione libera. L'onorevole Berlusconi sa per certo che gli è stata data la garanzia piena, non adesso, nel 1994, che non sarebbero state toccate le televisioni quando ci fu il cambio di governo. E lo sa. Lo sa lui e lo sa l'onorevole Letta. E lo sa l'onorevole Letta. A parte questo, la questione è qui un'altra. Voi ci avete accusato di regime nonostante, ripeto, non avessimo fatto il conflitto di interessi, avessimo dichiarato eleggibile Berlusconi nonostante le concessioni, non avessimo aumentato durante il centro-sinistra il fatturato di Mediaset, è aumentato di 25 volte. Babbo, cos'è il pluralismo? La libertà di vedere la stessa cosa su canali diversi. Succede una cosa strana quando si fanno le interviste in Italia. I politici, gli uomini potenti sono spesso aggressivi, sempre disinvolti. I giornalisti sono timorosi, quasi inginocchiati, non fanno le domande giuste. E poi soprattutto quando un politico dice una bugia
o si contraddice rispetto a cose già dette in altre circostanze, il giornalista non glielo fa notare, non fa la famosa seconda domanda. E poi, insomma, in TV ci sono domande che non si fanno mai. Presidente Berlusconi, le sentenze della Corte europea e del Consiglio di Stato dicono che Europa 7 deve essere risarcita, forse con qualche miliardo di euro. Chi paga? Il governo italiano oppure lei personalmente? Onorevole Veltroni, lei ha promesso un Partito Democratico nuovo. Allora perché ha candidato in Sicilia Vladimiro Crisafulli, che era stato ripreso dai carabinieri durante un incontro con una persona condannata per mafia? L'incontro era per discutere di appalti. Presidente Berlusconi, una vecchia domanda a cui lei non ha mai risposto. Posso sapere all'inizio della sua carriera chi gli ha dato i soldi? Avviso ai giornalisti. Qualunque cazzata io dirò, sappiate che mi avete travisato. E quante cose che vanno dette si potrebbero raccontare dentro i cassetti di tutti quelli che lo potrebbero fare. Certi nascondono i fatti perché dispiacciono alle editure, certi ritengono che certe cose non si dovrebbero dire, certi nascondono i fatti perché gli fanno impressione, altri nascondono i fatti per non cambiare opinione, certi lo fanno per vocazione, molti sono quelli in attesa e che per vendersi pagherebbero, come diceva un francese. Certi che dicono che a fare tutto la gente cosa farà, altri che pensano che in fin dei conti poi non esiste la verità, ed in compenso a fiutare il vento hanno un istinto straordinario, mentre pochissimi innamorati navigavano in solitario, e navigavano, navigavano e non vedevano l'ora che su una zattera all'orizzonte sbucasse fuori Pandora. Il giornalismo investigativo è un dovere civile, una funzione essenziale della democrazia. In questi anni ho cercato di occuparmi di temi scomodi come il potere della finanza cattolica, l'Opus Dei, il Vaticano, la massoneria, le lobby pedofile che esistono in Italia. È stato un lavoro difficile, duro, faticoso, pieno di rischi, sottoposto continuamente a censure e a pressioni e intimidazioni di carattere legale. La situazione per quanto riguarda la traduzione televisiva di questi tipi di inchieste è ancora più drammatica. Bravissimi colleghi non riescono a dare voce e luce alle loro informazioni, non riescono a trovare editori, non riescono a trovare giornali in cui pubblicare queste inchieste, queste ricerche costate anni.